Parte da Giulianova, precisamente dal Brat Burger di Giulianova, il nuovo pub di Giorgio Giorgini in Viale Orsini, la nuova rassegna stampa dell'Herald Abruzzese, perché per questa settimana si intitolerà Fede e Opere, in distribuzione in questi giorni proprio nelle famiglie della diocesi di Teramo Atri che hanno sono abbonate all'Herald Abruzzese. Iniziamo con la prima pagina, con il messaggio quaresimale per la quaresima proprio del 2014, con il discorso del vescovo Michele Seccia, vescovo della diocesi di Teramo Atri appunto, e di Papa Francesco, specularmente messi in modo parallelo, che ritornano in ultima pagina per il prosieguo del discorso e per le spiegazioni dei riti che si svilupperanno e approfondimenti che ci saranno nella quaresima proprio 2014. In seconda pagina abbiamo il servizio di Gabriele Orsini, Don Gabriele Orsini, tutta la Chiesa in missione, questa è la prima delle quattro puntate che tratteranno l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. In seconda parte del giornale, della pagina, Laici degni del Vangelo, nuovo Consiglio di Diocesano Azione Cattolica, tratta il trattato dal presidente uscente il presidente diocesano uscente di Battista Leonardo, che parla di questa undicesima settimana dell'assembleare dell'Azione Cattolica proprio di Teramo Atri, un cammino lungo 60 anni per irradiare la santità del mondo, si è svolta nella Chiesa dell'Annunziata la 60esima settimana di adorazione perpetua, che è istituita nel 1954 dal servo di Dio Monsignor Stanislao Amilcare Battistelli, trattato da Emilia Di Claudio. Terza pagina per Dio Mammona, il classico approfondimento delle letture domenicali, con prima lettura, seconda lettura e Vangelo delle monache benedettine alla clausura di Sant'Atto. Riprende un rinnovato impegno il consiglio pastorale consigliato dal vescovo Seccia, proprio che a partire dal 3 marzo alle ore 19 nella sala convegni invita tutti i partecipanti a questo progetto. POC Giuliano all'ultimo concerto che si svolgerà sabato 1 marzo della rassegna Musica e Arte della Sala Trevisan alle ore 17:30. Saltiamo in quarta pagina, dove troviamo la pertinenza della fede alle esigenze della vita, esperienza e trattato su quello che è il fondatore Don Giussani, il fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, l'esperienza personale di Claudio Lo Sterzo e quello che è stato il rapporto con l'insegnamento proprio del fondatore Don Giussani. Le spigolature di Martino Daspiano, Unicuique Suum, Unicuique Suum, il mio latino fa un po' pena, con questa sorta di parallelismo tra Roberto Benigni e Beppe Grillo, si tratta con ironia di politica, mettendo allo specchio quelle che sono le esperienze di comici che diventano letterati e politici. Poi ai Filculdi, il concorso per parrocchie, l'idea di partenza è quella di proporre ai giovani tra i 18 e i 35 anni e tutti i parroci la realizzazione di un progetto di utilità sociale che potrà essere realizzato nella propria comunità parrocchiale. Tutti sono invitati a partecipare, il progetto va da un minimo di 1.000 euro fino a 29.500 euro di contributi. Ci si può affidare al sito iFeelCool. Dopodiché nella quinta pagina la Sperenzi, che tratteremo più tardi con un nuovo invitato, il controvento Lilia Ferraioli, tratta anche lei di quello che è il nuovo governo Renzi, l'opinione dei settimanali cattolici su quello che è proprio il governo Renzi, una pagina dedicata proprio tutta quanta al nuovo governo entrante. Pagina della cultura con le recensioni del libro dei versi del profeta, La vita è un tenue filo di Anna Brandiferro, così come L'arca di Nonè, un articolo di Giovanni Corrieri, A Prutinium dedicato a Don Giulio di Nicolino Farina, mentre in apertura di pagina l'attività del Banco Alimentare in Abruzzo del 2013, quando i numeri diventano vita. Abbiamo qui con noi, non a caso, la prima esperienza dei cittadini, in questo caso Noemi Morrese, che ha avuto questa esperienza della colletta alimentare e ci racconta
come mai una persona può scegliere, come viene, insomma, come può una persona scegliere volontariamente, senza percepire neanche un minimo di gettone presenza, insomma, poter partecipare ad un'esperienza simile. Buonasera, che cosa dirvi della colletta alimentare? In primis che si partecipa ad una cosa del genere per dietro un invito di un amico. Sicuramente è stata questa la mia motivazione in primis, oltre il sapere di comunque di fare un qualcosa di bello, di fare comunque una cosa di volontariato. Sono stata invitata da un carissimo amico e da diversi anni partecipo a questa bellissima esperienza del Banco Alimentare che, seppur bella, non nego che a volte è stata anche difficile per noi volontari, perché comunque non sempre le persone che ci troviamo di fronte, soprattutto in questi periodi abbastanza bui, si fidano di chi hanno di fronte. Quindi ogni volta abbiamo cercato con il sorriso di invogliare le varie persone che abbiamo incontrato in questi anni a partecipare a questa piccola gara di volontariato. Andiamo a leggere soltanto dei numeri insieme a te, dove si parla qui, è tutto un articolo che approfondisce proprio questo tipo di esperienza. Comunque nel 2013 il Banco Alimentare dell'Abruzzo ha distribuito poco più di 1.354.000 kg di cibo a circa 38.000 poveri, con mediamente una rete di 211 enti, e quindi sono numeri che portano ad un risparmio economico, possiamo dire, per quanto riguarda lo Stato, perché altrimenti sarebbero a carico dello Stato, comunque un valore economico di oltre 3 milioni di euro, con costi di gestione pari a circa 288.000 euro. Nel tuo piccolo anche tu hai potuto dare questo contributo e noi te ne ringraziamo di questo. Continuiamo con la rassegna stampa e vediamo che la pagina numero 7 è dedicata a San Gabriele della Dolorata. E giovedì 27 febbraio è stata traslata la salma del santo alle 6.30 di mattina, messa del vescovo, e qui si tratta, Giovanni di Giannatale ci parla proprio di questa santità nel silenzio, mentre invece la festa di San Gabriele è spiegata dalle origini e i nuovi diaconi al santuario chiamano Piero Berti, 48 anni di Pescara, Salvatore Frascina, 37 anni di Torricella, Taranto, e Marco Staffolani, 35 anni di Serra San Quirico, Ancona, sono entrati tra i passionisti in età adulta. Proseguiamo con Vicine Malati Ugandesi, un'esperienza bellissima di Pineto, dove il parroco della parrocchia Sant'Agnese, precisamente Don Guido Liberatore, ha raccolto una quota che è servita per l'acquisto di una struttura in legno che funziona in ambulatorio proprio in una comunità povera dell'Uganda. Nuovo team ciclistico di Paolo Cosenza, l'articolo, Cycling Team. Vogliamo chiedere a Stefania, che incontriamo per questo primo appuntamento, cosa ci può dire di questo discorso, cosa ha inteso da questo invito del vescovo Michele Seccia. Dunque, io sono rimasta piacevolmente colpita quello che il Vescovo ci ha consigliato in questo bellissimo articolo. Fare missione, però non una missione antropologica, cioè occuparci dell'uomo e basta, ma occuparci dell'uomo seguendo i consigli di Cristo. Quindi una sorta di corresponsabilità, come lui dice appunto nell'articolo, un servizio che non ci deve piacere o gratificare, ma deve portare speranza alla persona che aiutiamo. Quindi in questo senso questa corresponsabilità di cui parla il Vescovo mi ha colpito tantissimo. La carità può essere umana o cristiana. E la carità cristiana è essere attento alla persona che ha bisogno di aiuto, dando però un qualcosa in più, una speranza in più, quindi in questo senso la carità cristiana. La cura di questa miseria morale quale potrebbe essere? Guarda, la prima cosa che mi viene in mente sinceramente è questa ovvietà, ad esempio, a sacrificarsi poco all'interno della famiglia. Quando le cose, ad esempio, tra moglie e marito non vanno bene, non si scende più a una sorta di comunicazione, ma si decide all'improvviso di mollare tutto, di cedere a, tra virgolette, alle tentazioni che ci possono essere, ma con una spinta in più, che è quella di Cristo,
potrebbe ad esempio la famiglia avere un sostegno molto più importante. Quindi mi viene in mente in questo senso miseria morale, l'ovvietà, ok, le cose non vanno bene, ci lasciamo, per quanto riguarda in bella famiglia, in questo senso. E passiamo a pagina 5, dove Nicola Di Paolo Antonio, nel suo articolo I cattolici e il nuovo governo, la Spe Renzi, con gli interventi, seguendo gli interventi proprio del presidente dell'Azione Cattolica Franco Miano, del presidente dell'ACLI Gianni Bottalico, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e quello di Famiglia Cristiana, oltre che l'Osservatore Romano e l'Associazione dei Genitori e Scuole Cattoliche, fa un punto su quelli che sono le intese di questo nuovo governo che si appresta ad operare in Italia, proprio il governo Renzi. Vogliamo chiedere a Calvarese Midio, un ragazzo, possiamo definirlo così, un ragazzo, visto che adesso siamo tutti un po' ragazzi, un ragazzo impegnato come cattolico, soprattutto perché è dell'Azione Cattolica, ma anche parte attiva nella politica della provincia di Teramo e in particolare di Giulianova. Cosa si deve aspettare un cattolico da questo nuovo governo? Innanzitutto parto dal cosa non si aspetta un cattolico, probabilmente, almeno io non mi aspetto da questo governo, che sia di tipo, come magari molti si aspettano, di tipo magari confessionale. Sicuramente la laicità dello Stato deve essere comunque garantita, ma all'interno della laicità di questo Stato spero che vada avanti con i buoni propositi che ha dichiarato nelle sue due dichiarazioni sia al Senato che alla Camera sulla scuola, ad esempio. L'Italia ha bisogno di reinvestire sulla scuola, sia per quanto riguarda le attrezzature che per quanto riguarda la didattica, e investire molto sugli insegnanti. E soprattutto, come dice anche l'Associazione dei Genitori Scuole Cattoliche, puntare, ma penso che lo dica anche il Presidente dell'Azione Cattolica, sulle famiglie, reinvestire sulle famiglie come centro della società, perché lo sfilacciamento che abbiamo avuto in questi anni della famiglia, la perdita di alcuni valori, hanno portato alla disgregazione della famiglia, non aiutata dallo Stato, che ogni volta che c'era bisogno di qualcosa chiedeva alle famiglie senza mai dare nulla. Per cui spero che ad esempio si faccia questo famoso ormai quoziente familiare di cui si parla ormai da 15 anni almeno.